meeting con l'esperto, e l'esperto è lei, professor Cohen, che parlerà di argomenti che riguardano la pediatria e i bambini, che molto spesso, ecco, non sono a conoscenza i genitori di questa patologia. Noi oggi parliamo di principi che sono ben determinati dalla fisiologia classica e come si applica alla popolazione dei neonati e dei bambini nella pratica quotidiana. Un altro importante messaggio oggi è quello che vediamo oggigiorno delle malattie dei bambini, dei bimbi, che può causare un tipo di malattia come l'asma, può continuare tutta la vita. E le misure delle elementi fisiologici che facciamo durante la vita non si cambia nella vita e probabilmente diventa delle malattie degli adulti 50-60 anni da adesso, e bisogna capire che quello che facciamo oggi ha un effetto nella vita continua degli adulti. Quindi il messaggio è che la malattia degli adulti, la COPD, la malattia cronica ostruttiva degli adulti, è una malattia che comincia con noi. Che cosa non va in questa malattia? Beh, ci sono dei cambiamenti ostruttivi che non capiamo, che funzionano da asma. Comunque i meccanismi perfetti non li sappiamo. E poi per gestire a questi bambini, quindi bisogna farlo con un successo per ridurre i danni che accadono all'età di infanzia e poi della pediatria.